Buongiorno a tutti, buonasera a tutti, ben ritrovati, benvenuti a questo nuovo appuntamento dove, come al solito, parleremo di certificati, parleremo di rendimento, parleremo di entrate periodiche, quindi di prodotti a cedola, ma anche di soluzioni di protezione di portafoglio. Questa sera ci concentreremo sui certificati costruiti su un solo sottostante. Come al solito siamo in compagnia di Fontobel e qui con noi Alessandro Cassiani che saluto e a cui do immediatamente la parola. A te, Alessandro. Ciao Gabriele, buonasera a tutti. Io sono Alessandro Cassiani, appunto mi occupo del mercato italiano per Fontobel Certificati e come anticipava Gabriele, oggi andremo a fare un po' un approfondimento dedicato a quelli che sono i certificati con un solo sottostante. Innanzitutto parleremo dei vantaggi e degli svantaggi che offrono rispetto ai più noti, forse attualmente quelli che vanno un po' di più, i basket della tipologia Worst Off, e poi vedremo diversi prodotti che abbiamo selezionato insieme a Gabriele proprio per offrire qualche spunto anche a livello pratico, proprio su questa tipologia di prodotto. Perfetto, allora Alessandro, io direi di partire da qui. Ti cedo un attimo il monitor. Adesso dovresti avere. Esatto, vedo il tuo monitor. Io chiedo scusa, ma tolgo la webcam perché continua a bloccarsi, ho dei problemi di linea, non dipendono dal mio PC, ma proprio dalla linea, quindi vi chiedo scusa, non vi perdete niente a perdervi la mia immagine, però diciamo così, ne risente positivamente la qualità della trasmissione come audio e tutto. Ok, Alessandro, sei in sfondo, vai. Perfetto, allora no, come dicevo prima, quello che volevamo vedere oggi sono quei prodotti appunto che hanno come sottostante un solo titolo azionario, per cui non un basket della tipologia Worst Off, ma un'azione singola. Questa tipologia di prodotto sicuramente garantisce da un lato una maggiore flessibilità, perché comunque non siamo vincolati ad un basket di titoli appunto impacchettati tra di loro, per cui dobbiamo sempre fare attenzione a diversi livelli di prezzo per più sottostanti, proprio perché appunto si tratta di un basket worst off, per cui è anche possibile, qualora ci sia una fase di correlazione un po' più bassa tra i titoli del basket, che il certificato abbia una performance negativa, tra virgolette, per colpa di un solo sottostante, mentre invece appunto se abbiamo una single stock come appunto come sottostante, riusciamo a tenere d'occhio molto più facilmente, più efficientemente quella che è la performance del certificato e chiaramente del titolo sul quale è costruito il certificato. Anche in termini di portafoglio, di diversificazione, questi prodotti sicuramente offrono una maggiore possibilità di andare a diversificare. Anche parlavamo prima di iniziare il webinar con Gabriele, anche di possibili strategie che si possono implementare anche in termini di copertura. Sicuramente se abbiamo un sottostante singolo riusciamo a lavorare meglio anche sotto questo punto di vista. Per cui ecco, questi sono un po' i vantaggi, tra virgolette, di avere un singolo sottostante. Chiaramente, spesso, non sempre, ma nella maggior parte dei casi, vedremo un rendimento un po' più basso rispetto ad alcuni prodotti che abbiamo visto in passato. Questo è naturale, dato proprio dal fatto che è un prodotto, se vogliamo, meno rischioso, perché quando abbiamo un basket, diciamo, sia correlato che non, comunque con un'alta correlazione tra i sottostanti che non, ovviamente siamo legati all'andamento di più di un sottostante, per cui diciamo la probabilità che uno dei due sottostanti raggiunga una barriera o non paghi la cedola è più alta rispetto appunto al singolo sottostante che appunto rappresenta l'unico titolo al quale è legato il certificato. Ecco, Gabriele, io andrei con i primi prodotti. Il primo che Sì, abbiamo assolutamente. selezionato, non so se volevi aggiungere qualcosa tu anche sul discorso di
No, condivido assolutamente quello che hai detto. Anch'io sono un sostenitore che siano una soluzione soprattutto per il neofita, ma non solo, anche per i buon padre di famiglia, i certificati costruiti su un solo sottostante. Purtroppo, soprattutto in questo periodo storico di bassa volatilità, costruire certificati su un solo sottostante che abbiano da un lato una buona protezione e contemporaneamente anche un buon rendimento oppure un flusso cedolare non è assolutamente semplice. In passato è stato molto di più, ma torneranno sicuramente, no? Questo è un periodo di vacche magre, se vogliamo, torneranno sicuramente periodi molto più abbondanti a livello di volatilità e quindi gli emittenti, no, potranno costruire prodotti più interessanti. Però dicevo, condivido che siano soluzioni più efficienti, efficienti da due punti di vista. Primo, perché sono fondamentalmente meno rischiosi, perché c'è un solo evento, c'è un solo sottostante che può scatenare l'evento barriera, mentre se noi uniamo due, tre, a volte anche quattro, cinque sottostanti, pensiamo ai maxi cedola, no? Che in genere vengono costruiti con 4-5 sottostanti, beh, almeno uno di questi che vada a barriera è possibile, insomma, non è probabile, questo non possiamo dirlo, ma sicuramente aumentano sensibilmente le probabilità di. Quindi da un lato c'è un minore rischio avere un solo sottostante. Secondo, diventa anche molto più semplice gestirne le dinamiche del prezzo, perché abbiamo un solo sottostante da seguire, una sola volatilità da seguire, che è quella appunto del sottostante, e quindi questo rende molto più semplice anche per il neofita intuire quelle che sono le dinamiche di prezzo, quindi le motivazioni per cui un prezzo aumenta oppure diminuisce. In più, anche da un punto di vista proprio di riduzione del rischio di portafoglio, quindi se io desidero andare a coprire una posizione, ad esempio su un certificato. Immaginiamo che io ho comprato un certificato, che so, sul titolo Eni, immaginiamo di tornare indietro, no, con la mente all'anno scorso. Abbiamo comprato un certificato con sottostante Eni, Eni comincia a scendere, comincia a deprezzarsi, cominciamo a comprendere che non è un problema monetario e momentaneo, ma è un qualcosa di più strutturale, no? Perché vediamo che l'intero settore scende, perché vediamo che titoli come ExxonMobil escono per la prima volta nella storia dall'indice Dow Jones, perché il petrolio continua a essere debole, perché il petrolio va a prezzo negativo, perché c'è il lockdown. Cioè, comprendiamo che il problema potrebbe non essere momentaneo. Quindi cosa possiamo decidere di fare? Beh, la prima soluzione è: ho comprato un certificato con la barriera discreta e profonda, mi scade fra 3 o 4 anni, stringo i denti. Questa è la prima soluzione. Una seconda soluzione più attiva, ovviamente, quale potrebbe essere? Quella, ad esempio, di coprirsi. Ci sono le opzioni, come fa ad esempio Giovanni Borsi, ma ci sono anche altre soluzioni che sono quelle che prediligo io, cioè l'andare short sul titolo sottostante. In questo caso apro una posizione short sul titolo Eni, no? Nell'esempio che citavo. Ecco perché citavo questo aspetto, perché se io ho un certificato costruito su un solo sottostante, beh, la copertura la devo effettuare su un solo sottostante, quindi devo shortare Eni in questo caso per coprire la posizione. Se io comincio ad avere due, tre, quattro sottostanti e più di uno cominciano ad andare in crisi, beh, riuscire a coprire efficacemente l'intera posizione, diciamo così, tutti i sottostanti, diventa sicuramente complicato, perché al di là proprio del numero magari di posizioni short da aprire, c'è anche un tema di quale quantità devo aprire di short su ogni sottostante. Questo non è un discorso molto semplice, perché per avere una copertura efficiente non dovremmo aprire, non so, immaginiamo un portafoglio, scusate, un certificato composto da due sottostanti per semplicità. Non è che devo andare short 50% sull'uno e 50% sull'altro, perché ovviamente non contribuiscono in maniera pari a quelle che sono le dinamiche del prezzo del certificato. Cioè, quando un certificato nasce, al momento in cui viene creato, effettivamente il peso dei due sottostanti è il medesimo nel contribuire alla determinazione del prezzo, ma una volta che il certificato è sul mercato, ovviamente le dinamiche di prezzo dei due sottostanti, la loro volatilità è diversa e quindi chi più, chi meno contribuirà in modo diverso. Ad esempio, un titolo che fa più 100 rispetto allo strike contribuirà meno rispetto ad esempio a un titolo che si trova vicino alla barriera, quindi ampiamente sotto strike. Ecco, il prezzo di quel certificato sarà dettato più dal sottostante più debole rispetto all'altro, no? Questo per dare un esempio. Quindi se abbiamo più sottostanti diventa anche difficile capire quali sono i pesi da utilizzare, no, per fare una copertura efficiente. Quindi concordo assolutamente con quello che hai
sostenuto, tu tra l'altro ho scritto queste cose in modo proprio approfondito con degli esempi eccetera, anche nel capitolo che ho finito del mio libro sui certificati che uscirà a settembre, dove ho parlato proprio di questo aspetto, no? Quando vado a illustrare come costruire un portafoglio a entrata periodica, sottolineo che i certificati con un solo sottostante, dal mio punto di vista, sono più efficienti per la costruzione e per la gestione di quel portafoglio. Qui non abbiamo il tempo, questa sera purtroppo abbiamo un'oretta da stare insieme, quindi il tempo è sempre tiranno, però il concetto era esattamente quello che hai illustrato tu, quindi siamo perfettamente in linea. Non ti rubo altro spazio, vai pure con il certificato con sottostante TUI. Perfetto, allora il primo prodotto che abbiamo selezionato per appunto parlare di questa tipologia di certificati è un certificato, appunto un Memory Cash Collect, che ha come sottostante TUI. TUI, l'azienda, uno dei più grandi gruppi appunto legati al mondo del turismo, compagnie aeree, crociere e così via. È un prodotto appunto Memory Cash Collect, per cui che paga una cedola periodica con memoria e con una protezione condizionata del capitale. È stato emesso di recente, il 7, intorno al 8-9 giugno 2021, per cui scorso, e ha una durata di 2 anni, per cui scadrà il 7 giugno 2023. Come dicevo prima, le cedole sono a memoria, per cui qualora non dovessero essere pagate nel corso della vita del prodotto, verrebbero conservate ed eventualmente ripagate qualora si verificassero le condizioni in futuro. L'autocall è possibile solamente dal sesto mese. Questa è una caratteristica che, almeno per quanto riguarda i prodotti Fontobel, iniziamo a vedere sempre più spesso. È molto apprezzata appunto dai nostri clienti, proprio perché appunto diciamo per i primi 6 mesi riusciamo almeno a prendere la cedola, senza possibilità che il prodotto vada subito, appunto, restringendo di molto l'orizzonte temporale dell'investimento, chiaramente qualora dovesse andare in autocall, appunto, alla prima data di osservazione. Invece, in questo modo, almeno una cedola senza possibilità di autocall riusciamo ad incassarla. E la barriera premio e capitale, osservata solo a scadenza, per cui di tipo europeo, è del 60%, per cui alle rispettive date di valutazione che vediamo qui nel cosiddetto calendario del certificato, qualora sì, stavo per dire tutti i sottostanti, invece in questo caso è un solo sottostante, l'abitudine, qualora appunto TUI dovesse essere al di sopra della barriera che è posta a 2,937, verrà pagata la cedola trimestrale di 23,42 euro su un nominale di 1000, per cui un 2,34%, per un rendimento annualizzato del 9,36%. Ah, lo strike è fissato, come vediamo, a 4,895 e la barriera, come dicevo, al 60% dello strike 2,937. Il codice ISIN di questo prodotto è quello che vediamo qui nella slide: Domodossola Empoli 3 volte 0, Verona quadro 8, Firenze Savona quadro 4. Questo era il primo che abbiamo selezionato. Il secondo è un altro, sempre single stock. Questa volta su Beyond Meat. Beyond Meat è un'azienda che produce, diciamo, prodotti sostitutivi della carne, per cui orientati diciamo, alla sostenibilità anche per quanto riguarda il mondo appunto alimentare e animale. E, come dicevo prima, un altro Memory Cash Collect Certificate, questa volta su Beyond Meat. Come al solito, con opzione quanto, dal momento che il sottostante è denominato in valuta estera, per cui abbiamo anche una protezione sotto questo punto di vista. La struttura è praticamente identica a quella che abbiamo visto in precedenza, per cui abbiamo come prima una durata di 2 anni, stessa data di scadenza, sono prodotti appartenenti alla stessa tranche di emissione, per cui la durata è la stessa. Ancora di nuovo autocall dal sesto mese con barriera autocall al 100% fissa, barriera premio e capitale al 60% e questa volta un rendimento leggermente più alto, con una cedola trimestrale sempre con memoria di 26,09 euro, appunto, che rappresentano circa il 2,61% trimestrale, per un rendimento annualizzato
del 10,43%. Ecco, una cosa che non ho specificato è che attualmente, insomma, ho controllato poco prima di iniziare il webinar, questo prodotto su TUI aveva un prezzo intorno ai 995, per cui leggermente sotto la pari, mentre questo qui su Beyond Meat era di poco al di sopra, però comunque sempre intorno ai 1010, per cui più o meno non troppo elevato. Lo strike in questo caso è posto a 152,37, mentre la barriera è posta a 91,42, che appunto rappresenta il 60% dello strike al momento dell'emissione. Il terzo prodotto che andiamo a vedere è un prodotto che ha un'emissione un po' meno recente, ma che attualmente, diciamo, in base appunto agli ultimi sviluppi di mercato inerenti il titolo sottostante, che è Tesla, rappresenta un po' un prodotto interessante, ha delle caratteristiche interessanti, soprattutto in ottica appunto di, diciamo, medio termine, perché comunque era un prodotto che quando è stato emesso aveva una durata di un anno e mezzo, 18 mesi, e attualmente manca più o meno un anno alla scadenza, che sarà il 7 luglio 2022. La barriera autocall è sempre al 100%. Questa volta la barriera premio e capitale era al 50% rispetto all'emissione, ma come possiamo vedere anche dalla tabella, quando è stato emesso Tesla era sui 793. Attualmente, appunto, il valore di Tesla è un po' più basso, intorno ai 650, per cui il certificato si può acquistare sotto la pari. Chiaramente c'è stato anche un calo abbastanza significativo della volatilità, che comunque ha tenuto su il prezzo, però ad esempio qualche giorno fa anche avevamo parlato di questo prodotto in un'altra occasione e quotava intorno ai 960, per cui sicuramente si può tenere d'occhio il prezzo per poi giudicare quando è il migliore momento per acquistare. È un certificato con una cedola mensile che ha, come dicevo, come unico sottostante Tesla. La cedola mensile in questo caso è di 14,84 euro, per cui più o meno l'1,5%, 1,48%, condizionata appunto alla barriera posta a 396,63, per cui qualora Tesla dovesse essere al di sopra di questo livello nelle date di valutazione che vediamo appunto nella tabella, ci andremo a prendere questo 1,5, poco meno, mensile per un rendimento annualizzato del 17,80%, che è esattamente il rendimento che otterremmo qualora venissero pagate tutte le cedole da oggi alla scadenza, per cui un rendimento sicuramente importante. Come dicevo prima, il certificato è stato emesso in un momento di volatilità più elevata rispetto a quella attuale, e quindi, nonostante abbia un solo sottostante e una barriera abbastanza difensiva, vediamo un rendimento elevato che può essere ancora di più elevato grazie all'extra rendimento sul capitale dato proprio da un eventuale acquisto ad una quotazione appunto sotto la pari. In questo caso quota a 986, ma può essere tenuto d'occhio anche per un eventuale ingresso a valori più bassi. Gabriele, possiamo magari, se vuoi, vederne qualcuno di quelli che avevamo selezionato dal nostro sito Assolutamente. web? Allora, ci sono un paio di domande. Allora, Gian Domenico mi chiede se possiamo rifare vedere l'ISIN del prodotto con sottostante TUI. Qualcuno mi chiede anche se queste slide le puoi eventualmente inviare. Sì, certamente, le inviamo. Ovviamente a tutti coloro che le richiedono, potete inviare una mail a certificati@fontobel.com, in cui appunto, non so, chiedete appunto di ricevere le slide e noi le invieremo con piacere, così almeno. Infatti, un attimo, faccia vedere anche l'indirizzo mail, faccia vedere anche la sezione contatti sul sito, così facciamo Ah, ce vedere l'ho anche tutto. qui. Poi c'era una domanda di Silvio che chiede come mai
ci sono dei certificati, ecco qua in sfondo vedete i contatti, no? Vedete certificati at fontobel.com, sotto avete anche il numero verde, quindi per avere le slide ovviamente mandate una mail, se invece avete magari delle richieste, no? Per informazioni tecniche su un prodotto, sulle caratteristiche, eccetera, avete anche il numero verde, vedete 800 798 693, e potete chiamare. E rispondono in lingua italiana e quindi non avete problemi da questo punto di vista. No, ti dicevo, Silvio mi chiede perché, chiede perché alcuni certificati, si riferisce al book, hanno a volte uno spread superiore all'1%. Allora, innanzitutto può capitare che alcuni certificati abbiano uno spread superiore all'1%, soprattutto quando abbiamo dei sottostanti che sono poco liquidi. Questa, diciamo, scarsa liquidità poi si riflette ovviamente anche nella scarsa liquidità del certificato, che significa uno spread più alto. Quello che succede molto spesso è che durante il pre-market lo spread sia più elevato che se abbiamo ad esempio dei sottostanti, non so, americani. Durante il pre-market lo spread sarà spesso più elevato appunto rispetto a dopo l'apertura, e per cui, come dicevo prima, dipende molto dalla liquidità del sottostante e ovviamente poi dai costi di copertura del market maker, che si traducono in uno spread. Però solitamente dopo l'apertura della borsa americana tornano tutti più o meno in zona 1%. Esatto, confermo. Se uno fa una fotografia a un certificato con sottostante, ad esempio, dei titoli americani che al mattino, un italiano ovviamente, il mercato americano è chiuso, abbiamo un determinato livello di spread. Se noi lo stesso certificato lo andiamo a analizzare quando sono le 4 o le 5 di pomeriggio, ora italiana, che il mercato americano è aperto, tendenzialmente lo spread troveremo più contenuto e entro i range, no, i margini che abbiamo sempre citato. C'è Michelino che chiede come mai questi certificati sono stati costruiti su base 1000 e non su base 100. Tecnicamente non cambia nulla, no? Se non il taglio minimo dell'acquisto, nel senso che la cedola è sempre una cedola percentuale, quindi che sia calcolata su 100, su 1000 non cambia assolutamente nulla. È chiaro che su base 100 il taglio è più ridotto, quindi aiuta magari a diversificare un portafoglio poco capiente, insomma, questo. Comunque, Alessandro, la domanda era come mai avete messo base 1000? E in realtà non c'è un motivo particolare, fanno parte di una tranche di emissione che è stata effettuata su base 1000, però alla fine, come dicevi tu, l'unica differenza che abbiamo è proprio nel taglio minimo, perché poi il funzionamento è tutto appunto rapportato in termini di rendimento in percentuale, per cui chiaramente non c'è differenza. Spesso in realtà devo dire che molti dei nostri clienti li preferiscono su base 1000, non so, probabilmente forse per importi maggiori, è un po' soggettiva la cosa, forse, Infatti, dalla buono mia sapere, esperienza io... personale. okay, no, è buono sapere perché io già ne ho riscontro contrario sui base 100. Dipende ovviamente dall'intermediario, come dicevi tu. Michelino fa una domanda e chiede: se io vendo il certificato il giorno della record date, incasso oppure non ho diritto alla cedola? E no, non hai diritto. Il giorno dopo invece sì, perché alla record date vengono, alla chiusura della record date vengono, diciamo, osservati quelli che sono, gli investitori che detengono il certificato in portafoglio e appunto, identificati quelli che avranno diritto ad incassare la cedola. Per cui, una volta superata la record date, è possibile appunto rivenderlo. Andrea chiede sul certificato di Tesla qual è la barriera autocall a scadenza. No, l'autocall non c'è a scadenza c'è la barriera. Forse volevi chiedere la barriera a quanto ammonta a scadenza. Andiamo a vedere subito. La barriera è il È qui nella 50% slide. di quello.
sta facendo vedere adesso Alessandro, 396,63 dollari. Probabilmente ti riferivi a quello, la barriera che si guarda a scadenza per il certificato qui cash collect su Tesla è quella evidenziata in sfondo in questo momento. Se ho intuito bene la domanda che avevi fatto, Andrea, nel caso la riformuli, ti rispondiamo molto volentieri. Più o meno direi che abbiamo risposto a tutte le domande che sono arrivate, in realtà ce ne sono un paio, ma secondo me gli rispondo io indirettamente dopo facendo vedere altri prodotti, facendo qualche esempio. Quindi direi di andare avanti. Magari partiamo, riprendo un attimo lo schermo se per te va bene. Certo. Allora, un attimo, io ho qualche problema di connessione, chiedo scusa, stasera va così, dipende dalla nostra cara Telecom. Allora, ok, adesso dovreste vedere il mio sfondo. Il mio monitor in sfondo, chiedo scusa. Ok. Sì, io lo vedo, ti confermo. Perfetto, giudicato. Allora, mi ero preparato vari certificati. A questo punto io direi di partire dal certificato che dovrebbe essere questo, vado a memoria, esatto, dedicato a Tesla. Perché parto da questo? Vedete, l'avevo messo in ultimo. Parto da questo perché Alessandro ha appena descritto un certificato cash collect su Tesla. Io casualmente avevo selezionato un altro certificato, scusate, sempre sullo stesso sottostante Tesla, però con una struttura cedolare leggermente diversa. Se vogliamo, la possiamo definire una struttura più semplice da comprendere. Questo è un certificato a cedola fissa, un fixed, alcuni emittenti lo chiamano non fixed cash collect. È costruito sempre sul titolo Tesla, è sempre un prodotto quindi a capitale condizionatamente protetto. L'obiettivo è sempre quello di erogare una cedola periodica, che nel caso di questo certificato lo vedremo avrà cadenza mensile, quindi paga una cedola tutti i mesi. Il prodotto è costruito sul titolo Tesla, che è un titolo americano, però vedete che il certificato contiene l'opzione quanto, che anestetizza completamente il rischio cambio. È un prodotto quotato sul SEDES, quindi quotato sul mercato regolamentato, non ci sono quindi problemi. Il market maker è presente sul book, presenta una proposta, la vediamo scritta anche qua sotto, vedete la proposta in acquisto, la proposta in vendita, vedete qui abbiamo la migliore proposta in acquisto, qui la migliore proposta in vendita, questi sono riferiti come valori non alla quotazione di mercato ma alla quotazione del market maker, ovviamente adesso è il mercato chiuso, però questo è l'ultimo orario disponibile. Qui sotto vediamo anche la size che sta facendo, vedete il market maker in acquisto e in vendita. Questo magari può essere utile anche per chi all'inizio deve identificare, no, la presenza del market maker sul book. Ecco, basta andare sul sito dell'emittente, andare in questa sezione, vede dove c'è il prezzo in acquisto e in vendita, quindi denaro in lettera, vede la size e può agevolmente identificare il market maker qualora il book ovviamente sia affollato. Se il book non è affollato, ovviamente individuarlo risulta molto più semplice. Dicevo, è un prodotto a barriera discreta, quindi una barriera che attiva solo a scadenza. In questo caso andiamo a prendere magari i valori del sottostante. Allora, vedete, lo strike è qui, vedete, era 695,72 dollari. Ha una barriera del 50%, quindi possiamo andare anche a prendere questi valori. Magari andiamo qui in alto. Andiamo, vedete, nella sezione documenti chiave, apriamo il PDF in italiano per praticità di lingua fondamentalmente e andiamo a vedere tutte quelle che sono le caratteristiche di questo prodotto. Questo prodotto, dicevamo, vedete, ha uno strike 695,72 dollari, ha una barriera, vedete, di 347,86, che è leggermente più bassa rispetto al certificato di prima. Se non ricordo male, prima era 396 dollari, non dovrei sbagliarmi, ma mi pare di ricordare così, mentre qui siamo leggermente più in basso di una cinquantina di dollari, quindi siamo, vedete, a 357 dollari. La scadenza di questo prodotto è nel novembre, vedete, data di liquidazione, se non è proprio la scadenza, ma il concetto è quello, del novembre, vedete, 2022. Il certificato che cosa fa? Paga una cedola che ha una caratteristica, è una cedola incondizionata, cioè viene erogata indipendentemente dall'andamento del sottostante. Questa cedola ammonta all'1,15 mensile, considerando che ci sono 12
potenziali cellule, ecco che stiamo parlando di un certificato che paga un potenziale annuo del 13,80% con alcune caratteristiche. Attenzione a un dato: le prime cedole, non le prime cedole, sì, vai, le prime cedole, sarebbe più corretto dire in occasione delle prime 5 date di rilevazione. Che cosa succede? Succede che abbiamo detto la cedola incondizionata, cioè l'investitore che possiede il certificato in portafoglio incassa questo 1,15%. Non è attiva nessuna altra opzione, quindi non è attiva l'opzione autocall. A partire invece dalla sesta data di rilevazione in poi, che cosa succede? Si attiva una trigger, quindi una trigger che ha valore sempre il 100% dello strike iniziale, quindi che coincide in ogni data dalla sesta in poi con lo strike iniziale del sottostante, che sancisce il richiamo anticipato. Quindi, morale della favola, le prime 5 date, attenzione a un dettaglio: il certificato è quotato già da qualche tempo, vedete che è stato quotato ad aprile, quindi fondamentalmente la prima cedola è già stata pagata, parlo quella di giugno, quindi avremo luglio, agosto, settembre e ottobre, dove la cedola è incondizionata, cioè dicevo pagata indipendentemente dall'andamento sottostante. Dalla data di rilevazione successiva, quindi stiamo parlando di novembre, ecco che dicevo, si attiva la trigger, si attiva l'opzione autocall, per cui in occasione della data di rilevazione, da lì in poi, se il sottostante quota sopra lo strike, ecco che il certificato viene richiamato in anticipo, quindi rimborsa 100, che è il valore nominale, più paga l'ultima cedola dell'1,15%. Se invece non si verifica mai l'opzione autocall, il certificato giunge alla naturale scadenza, ripetiamo, stiamo parlando del novembre del 2022, a questo punto si va a verificare la barriera e se il sottostante quota sopra il livello della barriera, il certificato mantiene la protezione, rimborsa 100, che è il valore nominale, e paga l'ultima cedola, altrimenti paga quella che viene chiamata in gergo tecnico la performance negativa del sottostante, e quindi vuol dire che si applica una formula che è prezzo finale del sottostante diviso strike moltiplicato per 100. In questo modo si calcola il prezzo finale in caso di evento barriera. Dicevo, questo è un certificato che avevo selezionato e che fa il paio fondamentalmente con quello che ha illustrato prima Alessandro, no? A seconda della declinazione che un investitore vuole dare quindi al proprio obiettivo di investimento, stiamo parlando di pianificazione finanziaria, non di un sentimento a simpatia così, no? Ma proprio di un discorso di pianificazione, ecco che può scegliere uno piuttosto che l'altro. Se punta a avere, ad esempio, un'entrata fissa, quindi essere sicuro, provate a pensare a quell'investitore che ha un impegno finanziario, ad esempio le rate della macchina a cui far fronte tutti i mesi. È meglio se riceve una cedola fissa incondizionata, oppure è meglio se la cedola che riceve è condizionata, cioè te la pago solo se a una determinata data il sottostante quota a un livello superiore a X. Ovviamente le maggiori certezze sono date dalla cedola fissa e non dalla cedola condizionata. Quindi chi dovesse avere una necessità impellente, no, di avere entrate periodiche, beh, sicuramente il cedola fissa è da privilegiare, come in questo caso, visto che la barriera è leggermente più bassa, anche questo certificato che vi sto facendo vedere in cedola fissa sarebbe da privilegiare. Al contrario, invece, se qualcuno volesse massimizzare il rendimento, ecco che allora magari il prodotto di prima di Alessandro, che pagava un flusso cedolare superiore, questo certificato, vedete che vi sto facendo vedere io, offre un rendimento del 13,80% all'anno, mentre quello di prima di Alessandro era sui 17,80-18. Vado sempre a memoria, ma direi di non sbagliarmi. Quindi vuol dire che rende di più quello di Alessandro. Quindi, se vuoi massimizzare il rendimento, devi optare per quello di Alessandro. Quindi vedete che a seconda di quello che è l'obiettivo finanziario della persona si possono prendere delle scelte di investimento diverse, no? E quindi insomma è una soluzione da valutare. Allora, questo era il primo. Guardavo, c'erano delle domande. Allora, Riccardo mi dice: non si vede l'ISIN. L'ISIN lo trovate qui, ve lo sto evidenziando, ma lo trovate anche sul documento ufficiale che è, eccolo qui, questo.
vedete, eccolo qua, magari questo lo possiamo anche zoomare così magari si vede meglio. Eccoci qua, vedete, questo è il codice ISIN del prodotto. Ve lo anticipo, stiamo registrando, domani mettiamo online la registrazione, quindi la potete anche rivedere in seguito per rivedere gli ISIN e tutte le altre caratteristiche. Michele mi chiede informazioni se queste cedole, questi prodotti che abbiamo fatto vedere, sono efficienti fiscalmente, cioè permettono di recuperare minusvalenze. Assolutamente sì, sia le plusvalenze di prezzo, cioè la differenza positiva, no, tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita. Lo compro a 101, lo vendo a 105, ecco la differenza tra 105 e 101. Queste quattro monetine sono reddito diverso, possono essere usate per recuperare minusvalenze. Ma anche le cedole, quest'1 e 15 che vi ho appena descritto, oppure le cedole che ha illustrato prima Alessandro, sono anche loro cedole condizionate, per cui sono, o comunque il prodotto è capitale condizionatamente prodotto, protetto, per cui sono reddito diverso, quindi possono essere utilizzate per recuperare minusvalenze pregresse. Quindi confermo, Michele, che c'è un'efficienza fiscale sia lato plusvalenza di prezzo che, come si dice, che lato cedola. Una domanda interessante, Alessandro. Riccardo chiede se ci sono dei certificati che hanno come sottostante l'ecologia. L'ecologia intesa in senso, noi abbiamo sicuramente, è una definizione un po' ampia, Sì, sicuramente abbiamo sì, non numerosi, senz'altro. scusami, Sì, no, concordo. abbiamo numerosi prodotti, dicevo, su società che appunto operano nel settore delle energie rinnovabili, per cui sicuramente riconducibile appunto al tema dell'ecologia. Ma abbiamo anche numerosi prodotti su azioni di società che vengono classificate con il nostro, tra virgolette, marchio Vontobel ESG, e appunto che sono società che rispettano determinati criteri che appunto hanno un impatto appunto in termini di ambiente, ma anche da un punto di vista sociale e di governance, un impatto basso su questi. Ecco, Gabriele, puoi selezionare, c'è anche nel nostro sito web una sezione prodotti sostenibili, ricerca prodotti. Esatto, questi sono tutti quei prodotti che hanno quel simbolino che è il nostro marchio, appunto, che fa riferimento alle azioni che rispettano i parametri, appunto, legati alla sostenibilità. Non sono ovviamente attive in business, in settori che fanno direttamente, appunto, riferimento all'ecologia, ma sono aziende, appunto, sostenibili. Per quanto riguarda invece le rinnovabili, è possibile selezionarle come al solito nella categoria Cash Collect Certificates. Abbiamo diversi prodotti anche su Nordex, Vestas, tutto il settore appunto energetico, ci sono diversi titoli. Sì, prendiamo, non so, Nordex ad esempio, ce n'era uno anche abbastanza recente. Vestas, esatto. NextEra, ecco, tutti i titoli comunque che operano proprio nel settore delle energie rinnovabili. Per cui sì, questo è un possibile spunto in termini di ecologia. Poi non so se c'era un'idea più precisa riguardo proprio l'ecologia, però. Se Riccardo ci chiedi qualche ISIN, hai una qualche idea di ISIN, lo verifichiamo in pochi secondi. Quindi, se hai qualche necessità di ISIN in particolare, ci diamo un'occhiata al volo molto volentieri. Ok, allora, stavo pensando, mi ero segnato un appunto, cioè mi volevo segnare un appunto, ma poi non l'ho fatto e niente, farò lo stesso. Direi a questo punto di andare avanti e di passare a un altro prodotto, no? Allora, un altro prodotto che ho selezionato è questo. Questo è un
è un cash call, quindi un prodotto a cedola. Il nome memory, no? La parola memory nel nome tradisce il fatto che possiede la cedola con effetto memoria, ma la caratteristica saliente per cui l'ho selezionato è quello che è costruito non solo su un solo sottostante, ma su un sottostante aurifero, cioè su un titolo aurifero di una società che si occupa fondamentalmente dell'estrazione dell'oro. Stiamo parlando, vedete, di Barrick Gold. È un titolo ovviamente quotato sul mercato americano, per cui vedete che contiene l'opzione quanto che anestetizza, elimina completamente il rischio cambio. Dicevo, perché l'ho selezionato? Perché ultimamente l'oro è diminuito rispetto ai massimi e ci sono state varie persone che in privato in queste 2 settimane mi hanno chiesto se erano quotati dei certificati con sottostante azioni aurifere. Quindi oggi che cosa ho fatto? Ho preso la palla al balzo, diciamo così, e ho coniugato una ricerca di certificati con un solo sottostante con quelle che erano state le richieste che mi erano state fatte in mail. Ho trovato questo certificato che secondo me, per chi vuole investire su un titolo aurifero, è sicuramente interessante. Dicevamo, la struttura è quella del cash collet classico, è un prodotto quotato. Scusatemi, al SEDEX di borsa italiana, quindi un prodotto quotato sul mercato regolamentato, l'emittente ovviamente Fontobel. Qui trovate l'indirizzo, il codice ISIN. Andiamo magari a illustrare più in grande, eccolo qui, così lo possiamo zoomare a beneficio di tutti. Eccolo qua, vedete, questo è il codice ISIN del prodotto. Dicevo, è un prodotto che investe su Barrick Gold, una società aurifera americana, e è quotato, ha la barriera discreta, quindi attiva sulla scadenza, una barriera posta al 60% rispetto allo strike iniziale. La scadenza naturale è lo andiamo a vedere qui, il maggio, vedete, del 2024. Il prodotto che cosa fa? Fa una cosa particolare, dicevamo, paga delle... Ah, non ho detto i dati, scusate, i valori del prodotto. Vedete, questo è il livello dello strike, 27 e 11, mentre 16 e 27 è il livello della barriera e anche del bonus. Soglia bonus e barriera coincidono, vedete come coincide anche il livello autocall, cioè la trigger con lo strike. Quindi dicevo, i parametri da analizzare sono lo strike di 27,11 dollari, mentre la barriera è 16,27 dollari. Per darvi un'idea, la quotazione attuale è in area 21 dollari, giusto per dare un'idea. Dicevo, questo certificato che cosa fa? Paga una cedola annuale, quindi pagata, vedete, con frequenza annuale, del 7,60%, quindi stiamo parlando di un prodotto che ha un rendimento più basso rispetto agli esempi di prima, perché il sottostante, per quanto volatile, è meno volatile rispetto ai sottostanti che abbiamo descritto prima. Il certificato è nato qualche tempo fa, vedete, è nato nella primavera fondamentalmente dell'anno scorso, quindi fondamentalmente questo significa che la prima cedola nel maggio di quest'anno è già stata pagata, quindi la prossima data di rilevazione sarà fondamentalmente nel maggio del prossimo anno, esattamente sarà il 6 maggio del 2022. In questo caso, quindi, cosa succede? Succede che avremo fondamentalmente 3 scenari. Primo scenario, la quotazione del sottostante è superiore allo strike. È superiore quindi alla trigger che rappresenta appunto, diciamo, il 100% dello strike. In questo caso il scatta l'opzione autocall, il certificato rimborsa in anticipo, mantiene la protezione del capitale, rimborsa 100, che vedete è il valore nominale del sottostante, in più paga la cedola del 7,60, quindi rimborsa 107,60. Primo scenario. Secondo scenario, Barrick Gold è sotto lo strike ma sopra la barriera, si incassa la cedola del 7,60 come è avvenuto a maggio di quest'anno e si va alla data di rilevazione successiva. Se invece Barrick Gold dovesse essere a un livello inferiore rispetto alla barriera, in questo caso non si percepisce la cedola. Cedola però che gode dell'effetto dell'effetto memoria, per cui non è persa, ma può essere recuperata in futuro qualora in una successiva data di rilevazione si verifichino di nuovo, no, le condizioni per il pagamento della cedola. Se non avviene mai il richiamo anticipato o nella seconda o nella terza data di, come si dice, di osservazione, ecco che allora si giunge, no, abbiamo detto, nel maggio del 2024 alla naturale scadenza, dove fondamentalmente si tira una riga e si va a analizzare solo il valore della
barriera. Se la quotazione è superiore alla barriera, il certificato mantiene la protezione, rimborsa 100 e paga l'ultima cedola del 7,60, più eventualmente le cedole precedentemente non erogate, grazie all'effetto memoria, altrimenti invece paga, se è sotto la barriera, il sottostante, la performance negativa del sottostante. Quindi si applicano la formula che abbiamo ripetuto anche prima: prezzo finale diviso strike moltiplicato per 100. Questo, dicevo, secondo me è un certificato interessante per chi volesse andare a lavorare su un titolo del settore aurifero. Possiamo anche prendere la quotazione al volo del titolo, che avevamo la quotazione, portate pazienza, ma la mia linea oggi è lenta. Questa era la quotazione di prima di Bionmi, no, del sottostante al certificato che ha illustrato prima Alessandro. Dicevo, se noi vogliamo, possiamo anche andare a vedere il grafico, no, di Barry Gold. Eccoci qua, vedete, quotato al NYSE. Questa è la sua quotazione storica, non lo possiamo vedere anche su base mensile, no? Per avere una visione di più ampio respiro, magari andiamo a selezionare un po' un orizzonte temporale, facciamo dagli anni 2000 ad oggi. Eccoci qua, vedete, questa è la quotazione, ha avuto un forte rialzo in tempi abbastanza recenti, vedete, poi ha avuto un ribasso, adesso si è un attimo ripreso, poi nell'ultimo mese, vedete, sta correggendo, ma questo è il dato. Quindi qualcuno mi chiedeva: voglio puntare su questo sottostante, quali sono i certificati? Dicevo, il certificato che abbiamo appena visto è senz'altro interessante da questo punto di vista, almeno dal mio punto di vista. Guardavo se c'erano domande. Allora, Riccardo, risposta alla domanda di prima, diceva che genericamente alla ricerca, ma non ha un sottostante preciso. Quindi alla ricerca di ISIN per diversificare il suo portafoglio su questo settore, quello dell'ecologia, diceva, ma non ha individuato un ISIN preciso. Mi chiedono dove sarà registrato il webinar: sul mio canale YouTube. Quindi se andate su YouTube e cercate Gabriele Bellelli, mi trovate, e su quel canale troverete anche la registrazione di oggi. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Alessandro. No, sicuramente io personalmente noto che c'è sempre forte interesse per i titoli auriferi, perché comunque rappresentano un po' un'alternativa all'investimento diretto, no? Proprio nell'oro, per cui ovviamente poi gli estrattori di oro sono fortemente dipendenti appunto dall'andamento Assolutamente. del metallo prezioso, per cui chiaramente è un'alternativa e dal momento che diciamo per quanto ci riguarda non abbiamo prodotti di investimento che abbiano come sottostante la materia prima, mentre invece ne abbiamo diversi per quanto riguarda i prodotti a leva, sicuramente l'investimento in titoli auriferi è un buon modo per andare a prendere una posizione su questo settore, su questa materia, su questo metallo prezioso, beneficiando poi della struttura appunto delle diverse barriere di protezione e delle cedole periodiche. Perfetto, stavo guardando che il tempo è tiranno, sono già le 7 meno 10, quindi andrei velocemente a far vedere un altro paio di certificati che avevo identificato. Uno dovrebbe essere questo, esatto, eccoci qua. Questo è un certificato sempre cash collect come struttura, sempre memory, cioè sempre a effetto memoria della cedola, sempre ovviamente un patto capitale condizionatamente protetto. In questo caso il certificato è scritto, cioè costruito sul titolo Intesa San Paolo, che è probabilmente il principale istituto bancario italiano, anche proprio da un punto di vista, no, del discorso bilanci e utili. È quotato sul mercato regolamentato, anche in questo caso è quotato sul Sedex di Borsa Italiana. Vedete, lo si compra alla parità, perché vedete il prezzo lettera è di 100, diciamo così, coincide anche con il valore nominale. Questo non è un certificato nuovo, nel senso che è stato quotato, vedete, nel novembre del 2019, quindi è già quotato da qualche
tempo, scade nel 2022, quello qua vedete il 21 novembre del 2022, quindi è un certificato che ha fondamentalmente un anno e poco più, un anno e mezzo di vita davanti. La barriera di questo prodotto è una barriera discreta, quindi attiva solo a scadenza. Possiamo anche andare a vedere i livelli del nostro sottostante, quindi possiamo andare a vedere quelli che sono i dati. Scusate, ma la connessione oggi fa i capricci. Eccoci qua. Qui sottolineiamo sempre il codice ISIN, perché si dice che da casa non sempre si vede bene. Eccolo qui, vedete, ve l'ho zoomato, si dovrebbe vedere meglio. Dicevo, possiamo andare a vedere, dicevo, i livelli. Lo strike, vedete, posto a 2,33 euro, mentre la barriera, vedete, è posta a 1,63,52. Poi abbiamo la soglia bonus che è 2,10, che è la soglia fondamentalmente per il pagamento della cedola. Mentre 2,80 è la trigger fondamentalmente, è il valore sopra il quale scatta l'autocall, cioè il richiamo anticipato del certificato. Per dare un'idea rispetto a questi valori, la quotazione attuale del sottostante è proprio 2,33, cioè oggi quotava proprio in linea con lo strike, quindi è superiore alla soglia cedola in questo momento, ma inferiore diciamo così, al richiamo anticipato, ed è ovviamente superiore anche alla barriera capitale, no? Come viene chiamata, cioè la soglia per valutare, no, se il capitale mantiene la protezione a scadenza. È un certificato, dicevamo, già quotato da tempo, per cui, ah, no, una cosa che non ho detto, scusatemi, la cedola, vedete, è mensile e ammonta allo 0,85, no, per un potenziale anno del 10,20% se tutte le cedole vengono erogate. Perché dico se tutte le cedole vengono erogate? Beh, perché la cedola fondamentalmente è condizionata, cioè viene pagata solo se alla data di rilevazione il sottostante è superiore a 2,10 euro, altrimenti non viene pagata, però grazie all'effetto memoria può essere recuperato in futuro. Non è un caso che se noi andiamo a vedere lo storico di questo certificato, in passato, anche l'anno scorso, per dire a marzo, aprile, no, quando il mercato era sceso pesantemente causa lockdown, Covid, pandemia, ecco che allora il certificato non aveva pagato un certo numero di cedole mensili. Poi il sottostante ha ripreso a salire e fondamentalmente nel marzo di quest'anno ha ripreso a pagare cedole, quindi ha pagato tutte le cedole non pagate nell'anno 2020 e da lì in poi ha ripreso a pagare la cedola. La prossima data di rilevazione sarà luglio di quest'anno. Luglio fondamentalmente avremo tre scenari. Il primo scenario è quello che il titolo sottostante quota sopra 2,80, quindi sopra il livello autocall, che non è altro che la trigger. Ecco che in questo caso il certificato mantiene la protezione, però scatta l'opzione autocall, per cui rimborsa 100, che è il valore nominale, e paga la cedola dello 0,85%. Se invece, in occasione date di rilevazione di luglio, è sotto 2,80 come valore, ma uguale o sopra 2,10, che invece è la soglia cedole, ecco che il certificato paga 0,85 e si va alla data di rilevazione successiva. Se invece il sottostante, quindi intesa, è minore di 2,10 euro, il certificato non paga la cedola e si va alla data di rilevazione successiva. Se non viene mai richiesto questo meccanismo, no, questi tre scenari che ho appena descritto, noi li troviamo in ogni data di rilevazione, se il certificato ovviamente non viene mai richiamato in anticipo. Se non viene mai richiamato in anticipo, ci giunge la naturale scadenza dove fa fede quella che è la barriera. Quindi a questo punto si andrà a vedere il livello di 1,63 e i casi sono due: intesa e sopra oppure sotto la barriera. Se quota sopra la barriera, allora il certificato mantiene la protezione del capitale, rimborsa 100 e paga la cedola. Altrimenti, dicevamo, paga la performance negativa del sottostante, quindi si prende il prezzo finale di intesa, lo si divide per il valore dello strike, cioè 2,33,6, e si moltiplica il valore trovato per 100. In questo modo si calcola il prezzo di rimborso in caso di evento barriera. Questo è un altro certificato che secondo me può essere interessante. La barriera, vedete, sul capitale è una barriera sicuramente protettiva rispetto al valore di oggi, perché oggi abbiamo un
scusatemi, un'Intesa San Paolo a 2,33, mentre la barriera, vedete, 1,63, quindi la barriera capitale attiva a scadenza è sicuramente prudenziale. È sicuramente più alta, un po' più ostica, sicuramente la barriera soglia cedola, quindi la barriera che determina il pagare o meno della cedola, che vedete è 2,10 con un sottostante che è 2,33 e quindi sicuramente è superiore in questo momento, ma molto più ravvicinato in termini percentuali. Quindi, dovesse scendere il mercato, ecco che magari il pagamento della cedola potrebbe andare in crisi. Però non dimentichiamoci che ha l'effetto memoria. Questo certificato ve l'ho citato anche proprio per sottolineare come l'anno scorso non siano state pagate molte cedole, ma il certificato aveva la barriera discreta, aveva una scadenza lunga, cioè una scadenza. Ad oggi nel 2022 comunque mancavano ancora un paio d'anni alla scadenza e quindi di conseguenza il sottostante, il certificato ovviamente ne ha risentito, ma il sottostante poi quando la volatilità si è calmata ha ripreso a salire, quando poi anche il sottostante ha cominciato a risalire, pian pianino fondamentalmente ha recuperato nel prezzo, oggi è tornato, dicevamo, vedete, alla parità e nel mentre da alcuni mesi a questa parte non solo ha pagato tutte le cedole non pagate precedentemente, ma ha ripreso a pagare la cedola. Questo per ricordare ancora una volta uno dei vantaggi che i certificati presentano, che è quello di avere da un lato la protezione di una barriera discreta a scadenza, dall'altro l'effetto memoria della cedola, o più in generale, se lo vogliamo chiamare, un rendimento asimmetrico, cioè la possibilità di ottenere una performance positiva, come in questo caso, anche a fronte di un ribasso momentaneo, a volte anche importante, del sottostante. Quindi questo certificato, secondo me, si prestava a descrivere varie caratteristiche, quindi ve l'ho citato volentieri. Non so, Alessandro, se vuoi aggiungere qualcosa. Ma nulla in particolare, semplicemente guardando i rendimenti di questo certificato, molto, diciamo, sostanziosi, no? Perché comunque Intesa, che è un titolo poco volatile, in più sottostante singolo, mi viene un po' da pensare come diciamo, tutte le varie politiche sul settore bancario nell'ultimo anno abbiano limitato le opportunità anche proprio dal punto di vista degli emittenti, e mi riferisco soprattutto ai dividendi, no? Perché alla fine le limitazioni sui dividendi hanno un impatto proprio quando si va a costruire il certificato, perché comunque di fatto l'emittente usa quel dividendo per andare a offrire magari una cedola più alta o una barriera più profonda, e insomma, prodotti molto diversi rispetto a quelli che vedremo attualmente, diciamo. Sì, beh, qui c'è una cosa, magari una curiosità che può essere utile da citare, il discorso dividendi, no? Come impatta il dividendo? Allora, Alessandro ha detto una cosa assolutamente corretta, che è quello che è il concetto, no? Chi compra un certificato, che cosa fa? Rinuncia a incassare il dividendo, quindi invece di comprare l'azione che paga il dividendo, io compro il certificato. Che cosa faccio? Rinuncio al dividendo che viene utilizzato dall'emittente per costruire il prodotto, per cui più il dividendo è elevato, più ovviamente l'emittente avrà materiale, la sto semplificando, ma il concetto è quello, per costruire un prodotto efficiente, cioè con una buona barriera e quindi una buona protezione e al tempo stesso un buon premio oppure una buona cedola, quindi un buon rendimento. Attenzione però a un dato, no? Perché se il valore del dividendo di un'azione diminuisce, allora, per l'emittente che deve costruire oggi il nuovo prodotto è sicuramente penalizzante, perché se prima avevo 10 da utilizzare, oggi mi ritrovo 6 da dover utilizzare per costruire il prodotto, ovviamente ho meno materia prima, dicevo, e quindi non riuscirò a costruire un prodotto efficiente come prima. E questo è vero per i certificati di nuova emissione, ma per i certificati che sono già quotati, la riduzione del dividendo in realtà è un fattore positivo sul prezzo del certificato. Era una cosa che avevo fatto un articolo interessante, c'è ancora da qualche parte, sicuramente sul mio gruppo Facebook, il gruppo chiuso, ma credo anche sul sito. L'anno scorso, proprio quando era uscita la decisione della BCE di bloccare i pagamenti dei dividendi, avevo proprio fatto un post dove spiegavo come per i certificati già quotati, quindi già immessi sul mercato, la riduzione, addirittura la cancellazione del dividendo invece
aveva un effetto positivo sul prezzo. Avviene esattamente il contrario quando una società annuncia dividendi in aumento oppure annuncia un dividendo straordinario. Il certificato come prezzo ne risente e si deprezzano. Quindi la variabile, non la variante, la variabile dei dividendi è sicuramente da tenere in considerazione quando si parla di certificati. Però bisogna distinguere se il dividendo è in aumento o in diminuzione primo, secondo se il prodotto è già quotato oppure è in fase di emissione fondamentalmente, quindi l'emittente deve costruirlo. Allora, vedo che sono già le 7 passate, direi di fare velocemente l'ultimo prodotto, se per te va bene, Alessandro. Sì, assolutamente. Non sto guardando se non le domande. Ah, Ezechiele mi chiede come mai non proponiamo mai dei certificati sulle monete, intendo sulle valute, immagino. Io onestamente non li tratto particolarmente, io le valute le faccio tramite le obbligazioni, quindi utilizzo l'obbligazione in valuta estera, in questo caso per andare a speculare sulla valuta usando come protezione parziale il rendimento, il flusso cedolare dell'obbligazione. Se ovviamente le cose dovessero andare male lato cambio, altrimenti avrei il guadagno lato obbligazione e lato cambio valutario. E quindi personalmente l'asset valutario lo faccio con le obbligazioni. Non so se vuoi aggiungere qualcosa tu, Alessandro, lato fondo, bel lato emittente. Ma semplicemente attualmente la nostra offerta, come dicevo anche prima, per l'oro di prodotti di investimento, per cui cash collect, cedola fissa e così via, si concentra su titoli azionari. Quanto riguarda i tassi di cambio, abbiamo diversi prodotti a leva, sia a leva fissa che variabile, per cui della tipologia turbo, però diciamo che è un altro discorso. Sì, assolutamente. Ok. Maria Maddalena mi chiede se nel certificato che ho fatto vedere prima su Tesla le cedole incondizionate sono comunque a reddito diverso. La risposta è sì, perché è vero che la cedola è incondizionata, Maria, ma il capitale a scadenza è condizionatamente protetto perché il prodotto è un prodotto appunto a capitale condizionatamente protetto. Quindi in questo caso fa fede la non protezione certa del capitale a scadenza, per cui il legislatore lo considera reddito diverso. Quindi sì, le cedole incondizionate di prima sono comunque reddito diverso. Parlo di Tesla di prima. Dicevo, l'altro certificato che vi ho selezionato è esattamente identico a quello che abbiamo appena visto su Intesa, cioè la struttura è esattamente la stessa, è sempre un cash collect, è sempre a effetto memoria, è sempre costruito su un sottostante bancario, ma mentre prima era un singolo titolo, qui abbiamo, vedete, un indice settoriale, un indice ovviamente bancario. La struttura è esattamente la stessa, anche in questo caso il prodotto è quotato sul SEDEX, che è un mercato appunto regolamentato. Il prodotto è sempre stato emesso nel novembre dell'anno scorso, scade sempre nel novembre dell'anno prossimo, quindi del 2022. Vedete, è il fratello gemello di prima, appartiene alla stessa covata. Adesso la covata non è termine tecnico, sarebbe più corretto dire emissione da parte dell'emittente, che quando ha emesso il certificato su Intesa ha emesso anche quello sul Eurostoxx bancario. Questo per dirvi che la struttura è esattamente la stessa. Che cosa cambia? Beh, cambia ovviamente il sottostante. Perché lo sottolineo? Perché ovviamente un indice è una media di singoli titoli, quindi per tradizione è meno volatile rispetto al singolo titolo. I valori di questo prodotto li possiamo trovare come al solito, vedete, nel KID. Io lo apro sempre perché è uno dei documenti che ogni investitore deve consultare prima di acquistare un prodotto. Qui troviamo il codice ISIN se qualcuno lo volesse. E dicevo, qua sotto troviamo tutte le caratteristiche. Vedete, abbiamo il livello dello strike 92,73 dell'indice, abbiamo detto Eurostoxx Banks. Abbiamo la soglia cedola, quindi la soglia su cui viene pagata la nostra cedola, che è, vedete, 83,46, e poi abbiamo 111,28 che invece è la trigger per il richiamo anticipato. La cedola, come nel caso precedente,
è mensile, ammonta allo 0,90% per un potenziale annuo del 10,80%. Anche questo è un certificato che ha avuto le stesse dinamiche del certificato che abbiamo descritto prima. Cosa vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente è stato creato nel novembre del 2019, dicevamo, i primi tempi ha pagato le cedole e non ha avuto problemi. Poi è arrivato l'anno scorso a marzo il Covid, la pandemia e il lockdown e i bancari sono crollati, di conseguenza anche gli indici ovviamente bancari si sono deprezzati, perché è vero che sono meno volatili gli indici, ma comunque sono composti da titoli azionari e se cadono i titoli azionari, di conseguenza anche l'indice non può andare in direzione opposta. Quindi ha sofferto parecchio, però come nel caso del certificato descritto prima, a marzo di quest'anno il sottostante è tornato sopra la soglia cedola, quindi è tornato a riprendere a pagare la cedola, ha recuperato tutte le cedole precedenti, perché anche questo certificato gode dell'effetto memoria, e quindi fondamentalmente ha recuperato tutte le cedole non pagate l'anno scorso e ha ripreso a pagare la cedola. Quindi chi volesse investire in un sottostante bancario, ma senza andare sul singolo titolo e riducendo il rischio con un indice, beh, questo può essere sicuramente un prodotto da valutare. Come nel caso precedente, ricordatevi che la trigger della cedola è posta al 90%, cioè la soglia cedola, quindi questo indice non deve deprezzarsi più di un 10% rispetto allo strike iniziale per avere diritto alla cedola. L'autocall invece scatta al 120% dello strike, quindi un 20% sopra il valore dello strike. Direi che questo è tutto, insomma, è fondamentalmente, come si dice, sì, questa è la fotocopia di quello di prima, per cui cambia il sottostante, se piace il sottostante la struttura è esattamente quella di prima. Stavo guardando mentre parlavo, per quello che mi sono un attimo bloccato, le domande. C'è Michelino che chiede a noi, ma non possiamo fare consulenza personalizzata, ci chiede se su un determinato sottostante, possiamo anche prenderlo adesso un attimo se riesco a fare copia e incolla molto volentieri. Dicevo comunque, un certificato con sottostante CureVac, il titolo no, farmaceutico, che nei giorni scorsi ha annunciato che il suo vaccino non è particolarmente brillante in termini di efficienza per la copertura del Covid, e quindi il titolo è crollato. Quindi chiedeva se conviene mediare il prezzo di carico. Questa è una risposta che non possiamo dare, una consulenza personalizzata che noi non possiamo fare. Mediare a ribasso in genere è un'operazione che io personalmente tendo a sconsigliare. In generale, non parlo nel tuo caso specifico che non conosco come portafoglio, come pianificazione, parlo in generale. Mediare a ribasso spesso e volentieri significa fare il passo più lungo della gamba, significa incrementare una posizione che è in difficoltà e quindi si rischia di peggiorare la situazione. È vero che i certificati hanno un rendimento simmetrico, però sarei cauto. Diverso il caso di frazionare gli ingressi, ma tu mi chiedi proprio di mediare, quindi vuol dire che tu in teoria su questo certificato avresti già, come dire, destinato la quota massima investibile e quindi non me la sento di dire che in generale conviene farlo. Poi nel tuo caso specifico, ripeto, non lo so e non lo conosco e non lo posso dire. Questo certificato però, correggimi Alessandro, deve essere quello, possiamo anche andarlo a verificare, che ha le cedole decrescenti, la trigger decrescente, se non sbaglio, dovrebbe averne parlato Pierpaolo Scandura nei giorni scorsi. Perché Eh sì, dovrebbe se essere questo qui. questo diventa, il fatto che la trigger è particolarmente decrescente, la trigger cedola in questo caso parlo, rende il certificato senz'altro più protettivo rispetto ad altri. Infatti sì, deve essere questo, perché comunque vedo una quotazione in lettera di Sì. 81 con un titolo che è crollato del 40, che è questo, direi proprio di sì. Quindi questo qua è il certificato, ne ha parlato proprio Pierpaolo, credo anche in CEDLA, ho letto qualcosa sicuramente di Pier su questo argomento. Il concetto è che fondamentalmente avrendo una trigger cedola particolarmente decrescente fino a livelli molto profondi, mi sembra un 15% vicino a scadenza, rende il certificato meno volatile e più in grado di assorbire
forti ribassi. Magari la prossima volta possiamo partire da questo certificato e lo analizziamo meglio, perché effettivamente è interessante. Adesso sono già le 7:15, però magari Alessandro ci ricordiamo la prossima volta, ne parliamo, ne spieghiamo la struttura, le caratteristiche e facciamo vedere magari come al crollo di questo titolo, questo certificato con queste caratteristiche abbia retto meglio di altri sottostanti, cioè altri certificati costruiti sullo stesso sottostante, ma non con le caratteristiche di questo prodotto, no? Questo potrebbe essere Sì. senz'altro interessante come caso studio, perché in effetti è un certificato molto interessante, anche perché questa struttura credo che solo Fontobel in questo momento la emetta, quindi è un punto di forza non indifferente. Ok, allora io direi che abbiamo risposto a tutte le domande. Se ci sono ovviamente altri dubbi, altre domande, mi potete contattare. Il mio indirizzo è g.bellelli@bellelli.biz, oppure andate su Facebook, cercate Gabriele Bellelli, trovate anche il mio gruppo chiuso e potete chiedere l'iscrizione, è gratuito e vi accetto molto volentieri. Oppure vedete qui sul sito di Fontobel, cliccate su contatti e trovate esattamente gli stessi dati che vi ha dato Alessandro prima. Quindi vedete l'indirizzo mail certificati@fontobel.com oppure il numero verde. Se volete ricevere le slide, mandate una mail. Se avete necessità di chiedere chiarimenti tecnici, quindi sulla struttura del prodotto, eccetera, ma non ovviamente consulenza personalizzata agli investimenti, potete chiamare l'800, eccetera, eccetera, che è il numero verde. Ripeto, rispondono in italiano, quindi non dovete parlare in inglese o in tedesco, eccetera. Cos'altro dire? Io direi che per oggi è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento insieme ad Alessandro al mese prossimo, perché anche il prossimo mese saremo insieme con un nuovo webinar, con altre opportunità, e mi segno di partire dalla descrizione di questo certificato che effettivamente è molto interessante. Alessandro, non so se vuoi aggiungere qualcosa. Direi che abbiamo detto tutto e i contatti sia nostri che di Gabriele li abbiamo comunicati, per cui qualsiasi domanda, richiesta, potete contattarci tranquillamente e niente, ci vediamo il mese prossimo con un nuovo appuntamento. Perfetto, grazie a tutti per l'attenzione e io vi auguro una buona serata.